È stata approvata oggi in giunta regionale una delibera particolarmente importante che poi andrà in consiglio regionale nelle prossimissime settimane, che prevede una serie di norme che agevolano e snelliscono delle procedure per le ristrutturazioni edilizie e quindi per riportare il lavoro alle imprese dell'edilizia e riportare efficientamento energetico nelle case della nostra regione. Cosa intendiamo con questa norma? Finora le agevolazioni del superbonus 110% valevano e valgono per le ristrutturazioni edilizie. Non erano considerate ristrutturazioni edilizie gli abbattimenti e la completa ricostruzione degli immobili. In poche parole, il piano casa non era applicabile, non era così chiaramente applicato. Noi oggi prevediamo invece che anche quando si prosegue con un piano casa, cioè l'abbattimento di un immobile e il suo completo rifacimento, fino anche a un ampliamento del 20%, possa essere ricondotto alla rigenerazione urbana, all'efficientamento energetico e quindi lo consideriamo al pari di una ristrutturazione. Questo vuol dire poter usufruire del bonus 110%, vuol dire avere anche delle agevolazioni per quel che riguarda gli oneri d'urbanizzazione, oltre a uno snellimento burocratico che consente di accedere meglio e più rapidamente alla possibilità di portare avanti questi tipi di intervento. Quindi una delibera importante che ridarà lavoro, che consentirà la ripresa del settore dell'edilizia e consentirà anche di avere un ammodernamento complessivo degli immobili nella nostra regione e in tutti quanti i nostri comuni.